Si è insediato questa mattina il nuovo questore di Messina, Carmelo Gugliotta, messinese. In passato ha ricoperto gli incarichi di capo della squadra mobile e vice questore vicario proprio a Messina, prima di divenire questore di Matera. Vi prego di una cosa, qualsiasi cosa non va, perché molto spesso gli errori ci possono essere da parte nostra. Immediatamente contatto telefonico, mi chiamate, mi rintracciate, i colleghi hanno detto stampa, ne parliamo sempre. Perché solo dicendoci le cose che non vanno possiamo veramente creare un rapporto sano. Se non ci sono poi ovviamente le verifiche, bisogna parlarne sempre. Vi prego, è una cosa sulla quale io ho sempre, io sono un chiacchierone, lo sapete. Però questo mi ha aiutato molto nella mia vita professionale. Mi ha aiutato perché ho imparato a conoscere gli altri e ho cercato di farmi conoscere. Lo voglio fare, con molti di voi ci conosciamo. Che dire, io dicevo poco fa, scherzo, faccio una battuta, speriamo che non la riportate. Cioè, ecco, detto di venire a Messina, ma se me l'avessero chiesto sarei voluto andare a Milano. Comunque, no, è una battuta che ho detto poco fa ai colleghi. Beh, sono contento sicuramente, qualcuno. Tanto vi ringrazio perché la stampa con me è stata sempre molto buona, l'ho visto in questi giorni, mi avete dato una credibilità che spero di conquistare sul campo. Vedo già le credenziali senza sapere come. Vi ringrazio per quello che avete detto di me, spero di meritarmi. Sicuramente un dato di fatto c'è, io lavoro, io devo fare, dicevo con i colleghi, dobbiamo fare solo il nostro dovere, non serve un dovere, il nostro dovere quotidiano, però dobbiamo lavorare, non servono i richiami, servono gli esempi dentro, gli esempi fuori. La gente ha bisogno, la città, i cittadini hanno diritto di essere e di sentirsi sicuri. Per il sentire voi avete un ruolo fondamentale, la stampa crea la sicurezza percepita, noi diamo quella reale, quella percepita conta più di quella reale. Voi avete questo ruolo di sicurezza percepita. Quindi noi abbiamo il dovere di dirvi anche le nostre strategie investigative, perché voi dovete farne tesoro e dirlo all'esterno. Perché la gente ha diritto di sapere dove sono i problemi e come si intendono affrontare. La gente ha diritto e noi abbiamo il dovere di dire. E voi dovete essere da tramite. Io vi leggo molto, mi piace, perché voi siete un segnale importante delle difficoltà delle situazioni cittadine. Non sono solo i mattinali, che i mattinali dicono le cose che noi sappiamo. Molte cose noi neanche ci vengono a denunciare, voi lo sapete molto spesso meglio di noi. Allora noi dobbiamo essere molto attenti all'informazione che ci arriva dalla stampa, come loro saremo. Per me, io l'ho detto sempre, nella mia esperienza lavorativa di Matera, io avevo un rapporto, ve lo dico, splendido con la stampa di Matera, un rapporto di amicizia. Quando avevo bisogno di loro, o loro avevano bisogno di me, ci sentivamo, perché ogni tanto il questore deve dare dei messaggi. Io lo devo fare, che devo dare quella sicurezza, e la stampa è stata sempre molto sensibile a queste problematiche. Vi prego, se lo faccio o non lo faccio, a me non mi piace apparire, chi mi conosce lo sa, io le conferenze stampa se posso non li faccio. Qualcuno disse a Matera, ah, come i questori di prima facevano le conferenze stampa, sempre lei ci snobba. Innanzitutto io non sono il capo della polizia giudiziaria, sono il questore, non sono ufficiale. Poi se il capo della va in conferenza stampa, la leva spazio a chi di fatto lavora, perché si vive anche di queste piccole a volte soddisfazioni. Il capo vaglio del questore laddove deve andare i messaggi alla cittadinanza rassicurativi, se no il questore non ci va, laddove veramente il fatto è importante. Poi sono sempre disponibile a incontri e interviste. Non è merito mio, però per noi è tipo un auspicio. Sicuramente non è merito mio, perché per diventare la provincia più sud Italia ci vogliono tante componenti. Innanzitutto sicuramente un controllo serio delle forze dell'ordine e poi ci vuole il cittadino. Io dico, quando noi parliamo di moto insieme si può fare, c'è più sicurezza insieme. Io dicevo, il cittadino deve essere poliziotto, cioè significa deve capire che deve scendere in campo una telefonata, una segnalazione. E il poliziotto deve essere cittadino, è un connubio fondamentale. Quindi ci vuole una serie di impegni sul territorio da parte di tutti, solo così si ottengono questi risultati. Lei conosce bene il territorio messinese, ci sono delle zone che ancora non vengono espugnate totalmente, ci riferiamo ad esempio alla zona di Mangialupi, ci sono nuove situazioni di questi intrecci di mafia e imprenditoria, soprattutto nel settore edile. Che cosa penserà? Come agirà? Ma guardi, il fatto di dire che sono novità non sono novità, credo che io il territorio lo conosco, e tranne i soggetti, bene o male, sono gli stessi, come i gruppi sul territorio. Stamattina leggevo del sequestro di beni alla famiglia Pellegrino. Io nel 1990 mi sono occupato di una serie di lupi arrabbianchi e di omicidi dove c'erano impiegati la famiglia Pellegrino. Quindi come agirà? Beh, innanzitutto bisogna ascoltare, aspettare dalla procura, dall'autorità giudiziaria, quelli che sono gli indirizzi. L'attività di PG si fa coordinata dalla procura della Repubblica. Poi bisogna vedere le forze in campo delle altre forze dell'ordine. Sicuramente si lavorerà in sinergia,
a disposizione della procura, questo è sicuro, sinergia con le altre forze dell'ordine, la squadra, non è solo polizia, squadra fronte comune, polizia, forze dei carabinieri, finanza, tutte le cose. E poi dicevo anche con la stampa è una componente della sicurezza fondamentale, voi date e levate sicurezza, quindi voi date anche le indicazioni su quelle che sono le situazioni più pericolose dove c'è una presenza o dove il nostro impegno deve essere maggiore.